Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un film che sono andata a vedere al cinema non tanto tempo fa. Si chiama Kingsman, il cerchio d'oro. Sono andata a vedere al cinema senza sapere che cosa fosse, senza aver visto il primo capitolo, ma devo ritenermi particolarmente soddisfatta. Ora io non so se voi abbiate visto il primo, sapete bene o male qual è il genere. Diciamo che è azione e commedia. Avventura, diciamo così, e è tutto un po' sull'assurdo, nel senso che c'è poco di realistico nel film. Però a me sinceramente è piaciuto, nonostante non sia amante di questo genere di film. Devo dire che a me è piaciuto molto. Mi sentivo quindi di consigliarvelo perché era da un po' che non spendevo così bene dei soldi al cinema. Ora, capiamoci, non è un capolavoro da Oscar perché comunque è abbastanza leggero, però devo dire che io sono stata intrattenuta molto bene dal film, non posso lamentarmi, perché nonostante sia durato più di 2 ore, devo dire che sono passate molto in fretta e mi sono divertita parecchio in sala, cosa che non succedeva da veramente un sacco di tempo. Quindi mi sento di consigliarvelo, ma soprattutto mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, se siete già andati a vederlo. Lasciate un commento qua sotto per dirmi se l'avete visto. Io ve lo consiglio perché riesce a unire dei combattimenti fatti davvero bene, con delle riprese che sono diverse dal solito, nel senso che in molte riprese di combattimenti la telecamera segue la persona magari che cade, ed è una cosa molto carina. In più, diciamo che fa anche un po' di critica alla società, nonostante sia tutto molto sulla commedia. In più, tratta la violenza in modo comico, che di per sé, detta così, sembra brutto. In realtà, a differenza di molti film che sono pesanti, quindi violenza, dove magari uccidono persone, rapiscono persone, eccetera, eccetera, in questo succedono delle cose davvero orrende, davvero orribili, però essendo tutto all'interno di questa bolla di irrealisticità, in realtà, nonostante tu veda molte più violenze magari di un altro film, come può essere per dire un Avengers o un Marvel in genere, nonostante tu ne veda di più, è molto più leggero. Le cose vengono prese tutte sotto gamba, tra virgolette, e penso che sia proprio lo scopo del film stesso. Io quindi mi sento sinceramente di consigliarvelo, di recuperarlo nel caso non sia più al cinema, tra un po' immagino che uscirà o di andare al cinema a vederlo se magari c'è uno spettacolo di quelli con il prezzo scontato, perché adesso io non so da voi, ma da me costa un sacco il biglietto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo consiglio vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao! Che si chiama Kingsman. È il secondo episodio che non mi ricordo come si chiama, porca.